rivederci di nuovo insieme. Lei è rimasta qui immobile, ovviamente, perché l'ha fatta Michela. Come fa? Che ci ha messo? Un po' di magia. Che serve sempre. Cambio banco, ragazzi. Change, Alessandro, porta di là la tua saggezza. Vai, la tua guarda che precisione. Il tuo sacco a posto. No, sul finale. Ci ho portato la mia pancia qui, praticamente. Che l'hai già finito, quindi. Allora, ecco che qua. Che brava. Sì, sì, evidentemente lei. Precisa, vero? Sì, molto. Sì. E adesso poi mettiamo le fragole. Andiamo a vedere. Messe, diciamo, sì, dai, vai un po' casualité. Casualité, esatto, con casualité. Allora, vediamo un po', mettiamo quest'altro lato come sta andando. Ma però lei l'ha recuperata bene, sì, l'ha recuperata molto bene con un le po' spatole. Di tempo, certo, avere il nostro pan di Spagna, bello. Come l'hai fatto il pan di Spagna? Ho fatto un pan di Spagna a cacao, semplicissimo, si montano le uova con lo zucchero, si fa la massa montata, si aggiunge la farina setacciata e con il cacao e poi si mette in forno 25-30 minuti. Non ho capito, la panna montata? No, la massa montata. Ah, ho capito, la panna montata. Massa montata di uova e zucchero. Si dice proprio che è una grande esperienza. Sì. No, ma guardate, la panna montata c'entra, ho detto, ho capito male io. Allora, vedo che Anna Gioia procede con il suo latte. È molto precisa Anna Gioia. Ok, vediamo un po'. E poi vediamo se montiamo, stiamo cercando di montare. Mattia sta lavorando sulla panna montata. La panna. Per voilà. Recuperare, diciamo, la parte, penso, dei ricci. Sì, sì. Perché insomma non è semplice, ragazzi, siamo a 35 gradi, per cui non è non proprio so come una cosa. Far reggere, veramente è magica. Reggerà. Questa porta. Però vedi, è bello perché sì. C'è colore, c'è bello. Vivacità. Guarda, no? Che brava. Molto molto brava, sì. Lì là sta scendendo un po', vabbè, però niente. Va bene. Adesso vediamo la consistenza della, sì. Va bene, ce ne sì. Vorrebbe poco di più. No, va bene. Va bene. Però va bagnato molto bene perché è doppio. Sì. Deve scendere, no? Credo. Sì. La bagna. Anche se è anche morbido, quindi. Certo, perché l'hai fatto tu. Certo. Esattamente. È giusto dire che bisognerebbe lasciarla un po' riposare prima. Esatto, di, questa se riposa una mezza giornata è perfetta. Me che ha detto se riposa un'oretta, no, una mezza, no, mezza giornata. Sì, i sapori si combinano tra loro. Sì, buono. Cioè, una vita per fare anche la sera prima per il giorno dopo, oppure sarebbe. Chiamate Michela e ve la faccio al momento, ve la prepara e ci fa lo sconto ai sapori del sole. Esattamente, no, ve la regalo. No, a noi, però se ce la chiedono, ti chiedono, esatto. di farla, ti fai lo sconto ai sapori del sole. Esatto. Brava. Allora, li stanno montando, li stanno facendo ancora il secondo strato. Il secondo qui strato. Abbiamo la panna montata. Bravo. Grazie. Bravo, bravo. E vanno a mettere le fragoline. Sì. Devono essere tagliate grandi, piccole. A pezzetti. Va bene così. Ok. Mi viene una domanda, sì, spontanea. Vai. Se noi avessimo fatto le fragoline a fettine, sì. In modo da mantenerla più bilanciata. No, ma tanto era meglio, si schiacciano poi nella crema, quindi. Vabbè. No, te qui Rosaria mangerà tutto. La panna. Non è, non tanto è da di panna. Suo gusto, perché la fragolina può darsi pure che non è tanto da panna. Però poi mangia tutto, sì. Per carità, no, ma proprio soprattutto tutto. Pesce. A me piace tutto, crudo. In ogni caso, oggi mi piacciono tutti gli ingredienti usati da Michela, anche perché le ho telefonato, sì. Ho detto, Michela, fammi questo, capito? Sì, mi ha chiesto proprio che cosa esplicitamente. Ma alla fine non è che sono tantissimi. No, hai visto? Le cose che non mi piacciono, le cose che dice lei, non le piace tutto. Allora, guarda, ti posso fare una la mezz'oretta verdura. di lista, prezzemolo, tre quarti d'ora. Le granelle, il pecorino. Ma come le granelle? Le granelle, praticamente, no. Se Rosaria Sica va al supermercato, entra e esce perché non ci piace niente. Ma non è vero, le granelle, le granelle mi piacciono tantissimo, tutti i tipi di granella, non mi piace il prezzemolo a cascata, abbondante, capito? Abbondante. Abbondante. Infatti mi prendeva in giro anche Peppe, sì. Che diceva che io a non cascata, mangio a cascata e io lo levavo. Sì, ecco, ricordo, sì. Lo scorso il limone anno. Non lo amo. Ah, non lo ami. Ah, quindi vedi, questa è proprio perfetta per te. Tac, come diciamo noi. Perché i peperoni ti piacciono? Sì, no? Davvero? Certo che sì. Però. Ah, vedi? Oh, brava. Sono cattivissimi questi qua. E ragazzi, avete un paio di minuti. Guarda lei come già sta colando. Attenta perché ce n'è. Ah, ecco, sì, giusto. Vedi?
Però forse è troppo... Il dripping. Il drip, Apollo, bravo! Vedi com'è esperto però, eh? Bisogna vedere la sua... Questa infatti si chiama drip molto, cake. Sono appassionato d'arte, il dripping è quando si schizza, no? Esatto. Il colore sulla carina. Cola. Guardate lì, ragazzi. Ah, sei appassionato d'arte. Sì. C'è qualcosa di cui non sei appassionato? A me piace tutto, il surf, il cibo... Ieri ha detto che fa anche curling, sicuro. La pesca. Ah, mi piace il curling. La pesca. Le macchine, le moto. Macchine, moto, donne. Quella è una passione da tenere a bada. Bravo, sotto stretto controllo. Il più possibile. Allora, vediamo Anna Gioia a che punto è. Devo dire che sono veramente brava. Lei è proprio entrambe. Brava. Sì, sì, sì. Cioè, precisa. Sì, sì. Ma anche lei vedo che sta... Lei sta ha facendo già finito praticamente. Quella... ganache. Allora, i dolci e le pizze hanno messo in difficoltà i nostri le prove più complicate, secondo sì. me, vero? Sì, perché non sapevano assolutamente di cosa si trattasse. Le pizze hanno messo in difficoltà Poggi, perché fondamentalmente lui è abituato a fare le schiacciatine, quindi non... Ah, ok. Certo, genovese, capito? Gli ha fatto una bella schiacciata. Sì, sì, c'è anche sì. sopra. Gli ha fatto una bella schiacciata e sai come si è giustificato? Che ha detto? No, perché io ero appassionato di Mila e Ciro quando ero piccolo. Ah, no. Le schiacciate. Ha fatto la battuta. Avevo anche questa passione da piccolo. Ha fatto la battuta e questo è. Sempre anche fuori dalle quinte. Questo è. E ha fatto anche un po' variegato, guarda. Cioè proprio... Poi quindi puntina sotto. Allora, abbiamo lasciato il verde. Si lascia il verde? Sì. Con le fragole puoi lasciarlo. A me non fa impazzire. Quando Rosaria Sica dice che a lei non soprattutto fa impazzire. Soprattutto quando è a pioggia. Però dà un po' ma di colore. Ma mi stavi colore. Prendendo in giro? Perché io lo stavo no. dicendo. Senti anche la mencia. Ci ho pensato però. Ah, ci hai pensato che a te non fa impazzire. A me non fa impazzire perché non mi piace mangiarlo. Quindi lo devo no, togliere anzi, io. È fatto apposta. Comunque sì, mi stavo prendendo in giro. Una mi stavi prendendo in giro, maledetto. Stavi dicendo davvero. Io invece stavo dicendo sul serio. Anna Gioia, se va bene un po' di vedo, non vedo. Sì, va bene. Così viene una sorta di naked, no? Vedi come ho fatto io. Perché è una sorta di naked ma cake. Come parla bene torta nuda Mickey International come parla Mickey International un po' international sono vero se vuoi sì però attenzione. Io adesso allora dai. Ragazzi avete 25 secondi appena ma non permettervi anzi però non permettervi guarda lei già ha finito adesso mette anche i ciuffi allora sai che brava si mantiene sì. Questa l'ha montata Alessandro, questa panna. Sì, sì. Si vede, olio di gomito proprio. Tutto ciò che ha fatto Poggi invece si è flosciato. Un poco le cose di Poggi sono flosce. Intere. Sono flosce. Le fragole le ha messe intere. Sì, clina. Ma ha interpretato un po' la torta come meglio credeva. Allora, torte sui banchi, vieni Anna. Eccola qua. Sarebbe divertentissimo se cadessi addosso a Rosaria Sica. Poi come faccio? Milioni di come faccio con gli abiti? Allora, eccola qua. Allora, questo è una cosa da tenere conto, però di cui sì. tenere conto, perché lei ha finito in tempo, quindi lei è stata più precisa, ma non è pronta no. ed è molto molto indietro. Eccoli là, arriva piatto tutto, vedi? Basta chiedere. Velocissimo. Brava. Bisogna fermare. Ok, ragazzi, datemi qua. Ok, andiamo. Vai Mattia. Scusate. Sì. Ah, quindi già tagliamo la prima. Siamo, guarda il tempo. Ok, perfetto. Andiamo. Come taglia mamma, Mattia. Come taglia Mattia nessuno mai. Ma sì, come... Ok. Con delicatesse. Allora, io direi che... Una al taglio come ti sembra? Al taglio è morbida. Teniamo, vuoi questa? Teniamo sempre conto del fatto che... Che con questa okay. da fatta al momento. Però vedi che l'ha bagnata bene. Io direi, ragazze, di... di qua, ok. Io direi... Questo sì. è lo stesso pan sì. di Spagna, allora direi di dividerlo così. Sì. Ok. Allora, proviamo, assaggiamo. Buono. Buona è buona, ma... non avevamo dubbi. Ah, ok. Io me ne mangio 4-5. Eccola! Fatti. Vai, portala pure là che mi pulisco le vai, mani. Sta okay. arrivando. La mettiamo qua. Ci togliamo, vai. Vai di qua. Ecco qua. Che bella carina. Anche bella. Brava. Questa ci ha messo un po' di più, però vediamo. Ne è valsa la pena. Allora, dai. Questa si taglia ancora meglio. Ok. Ah. Sì, quindi io vi do giusto questa informazione. Okay. Ma è visibile. Ok.
Ok. Venite coi piatti. Una mutandella. Una. Ok, due. Andiamo. Tre amici. Vai. Devo dire che sono state entrambe... Dopo tutte al trucco, eh? Brave. Quella che secondo me è un po' più curata a livello visivo è quella di Anna Gioia, perché poi sul gusto, parliamoci chiaro, sono molto simili. A livello gustativo sono molto simili, però ci sono delle sottili differenze. La bagna è piuttosto simile ad entrambe, però buone. Quella che caratterizza di più una torta anziché un'altra è la confettura di fragole, che qui è più presente e mi è piaciuta di più. Quindi, Michela? Allora, la stessa cosa che pensa Alessandro, cioè questa è più precisa, perché comunque la pasticceria è precisione e più o meno come gusto siamo lì. Mi piace anche la stratificazione della fetta, qui è venuta, invece qui, essendo forse che la crema non è proprio montata perfettamente, c'è questo dislivello. E sì, qui si sente di più la confettura, quindi mi piace questo fatto. Sarà che è stata usata anche col sac à poche, quindi è molto preciso, quindi io sono più per questa, anche se lei è stata brava. Molto, molto, molto brava. Sì. Il mio voto adesso è influente, perché fondamentalmente passerebbe il turno lei, però devo dire la mia è che lei però è stata nei tempi e i tempi sono fondamentali in un format televisivo. Quindi il mio voto per questo motivo va ad Anna. La presentazione sicuramente è più bella quella, ma è differente dalla tua, e noi avevamo chiesto una cosa che fosse uguale a quella di Michela. Quindi il mio voto va a lei, ma passa il turno, perché i conti si trovano, quindi passa il turno e va ai quarti di finale la nostra Anna Gioia. Sei contenta? Sì, sì. Contentissima, immagino. Brava. Ringraziamo anche Anna. Allora, noi ci vediamo domani con I Sapori del Sole, una nuova puntata e una nuova sfida. Ciao! Senza poggi, a domani, si spera. Senza poggi, a domani, vi aspettiamo. Ciao. Questa trasmissione è stata presentata da Terra Orti, il meglio dell'ortofrutta italiana.